cari amici, buonasera. La riunione di oggi ha un carattere un po' diverso dalle altre. Perché? Perché sono risposte a domande. Già l'ultima conversazione io accennai al desiderio che fossero fatte delle domande. E c'è qualcuno che già ha preceduto, mi ha portato domande scritte, eccetera, che ho qui. Però io preferisco domande dal vivo, cioè fatte qui sul momento. Ecco, non è bene che faccio prima un avviamento per riscaldare un po' l'ambiente. Qua abbiamo bisogno di caldo con questo freddo. Prima riscaldo un po' l'ambiente. La vita è tutto un interrogativo per noi. Anzi, gli interrogativi ci affollano nella nostra mente, nel nostro animo. E se non troviamo una risposta a questi interrogativi, si soffre. Perché stanno dentro come uncini, già l'ho detto più volte. Ma ci sono due modi di interrogare. Primo, cioè ci sono due modi di imparare. Primo attraverso l'esperienza personale, che è la via maestra dell'apprendimento. Poi attraverso l'esperienza degli altri, cioè attraverso le domande. Una domanda e rispondo. E uno si sente quieto dopo che ha risolto, ha cacciato fuori da sé questo uncino. Poi, ma ci sono anche due modi di chiedere. Chiedere come fanno i bambini che sparano la domanda e poi non seguono più manco la risposta. Ci avete fatto caso molte volte. I bambini, quando gli viene in mente qualcosa, fanno la domanda. Perché per lì sentono il desiderio di sapere. E poi non seguono la domanda. Invece il modo migliore è il secondo, cioè quello di covare un po' l'interrogativo. Darsi una risposta. E poi chiedere e confrontare. Questo è il modo migliore per progredire, per imparare. Ora, il modo infantile, credo che l'abbiamo superato da un pezzo, però anche da adulti, dobbiamo dare sempre prima una risposta a noi. Se non diamo la risposta, che facciamo? Non è risolto completamente. La risposta che uno dà a se stesso può essere anche divergente da quella che sente. Non fa niente, paragona, confronta. Perché la vita è questo, progredire graduale. Però ci sono anche due modi di rispondere, facciamo un giochetto, cioè. Due modi di rispondere. Risponde la persona interrogata, come farò io questa sera. Però io vi invito non soltanto ad ascoltare quella che può essere la mia opinione alla domanda che voi fate, ma anche a intervenire. Cioè i presenti possono aggiungere, possono dire la loro opinione. E io spero di fare, che rispondo, lo faccio anche da regolatore, vediamo un pochino. È una conversazione, non è più un monologo quando uno fa una conferenza, ovvero un dialogo quando uno parla in due, ma è una conversazione. In questo ambiente così speriamo di oggi di trovare un punto di convergenza. Però una cosa che devo dire è questa. Oggi non legate mai ad altri, delegate mai il pensiero di pensare agli altri per voi, come avviene troppo spesso. Si delega uno a pensare, dice quello che ha detto quello io lo accetto. Oggi non si può più accettare, perché oggi l'autorità esterna sta passando all'interiore di ogni uomo. Non so se mi sono spiegato, ma il principio di autorità che vigeva fino a ieri, oggi si contrappone quello di libertà, e soprattutto libertà di coscienza, di pensare. Perché c'è questa crisi oggi, in questa umanità di oggi? Proprio per questo. Perché prima vigeva il principio di autorità. Noi dall'esterno, un'istituzione, un individuo, una cosa, diceva quello, diceva la città. Tante volte volenti o nolenti, perché c'era anche la minaccia o il rogo. Adesso invece è il principio di autorità interiore, di ciascuno, cioè di libertà, di coscienza. E nelle domande che voi fate, ricordate questo principio, perché l'autorità esterna vale sempre per i minorenni, mai per chi ha raggiunto o tende a una società migliore, a un essere migliore. Come sarà la società futura? E noi le guide ci dicono che la società futura sarà fatta da uomini i quali hanno l'autorità dentro di loro, non ci sarà più l'autorità esterna. Guardate, è un avanzamento, un progresso enorme. Ecco perché io pochi giorni fa ho detto, noi siamo cresciuti. Perché il mondo, pur in questo caos, è cresciuto. Si sta facendo questo trapasso, da autorità esterna ad autorità interiore. Ed è una crisi spirituale.
È la più importante se voi ci riflettete bene. Dunque, risposte a domande su argomenti di carattere esoterico. Allora, la prima domanda io la faccio a me stesso e rispondo, poi do la parola a voi. Prima noi. Che cosa sono le scienze esoteriche? Che cosa si intende per esoterico? Vedete? Nell'antichità, Platone, Pitagora, Aristotele avevano due verità. E anche il cristianesimo aveva due verità. Quella che diceva a poche persone e quella che diceva a tutti. L'esoterismo appartiene a quelle verità che si dicono solo a poche persone, che sono in grado di comprendere. Io faccio un paragone. Ci sono delle cose che ai bambini non si dicono, è inutile dirle. Ovvero gli farebbe piuttosto male. E si dice a chi è cresciuto. Adesso così, ve lo dico, ve l'accenno soltanto. Così, le verità esoteriche sono quelle nascoste dietro i simboli, perché tutto è simbolo in natura. Il simbolo. Noi siamo nel mondo delle mezze verità, non delle verità, siamo nel mondo relativo, fatto di uomini di una differenza enorme di evoluzione. Pensate che oggi esistono ancora i cannibali, dal cannibale al santo, e si può tenere lo stesso linguaggio, al cannibale e al santo, no, è assurdo, non si può fare classe unica. L'esoterismo sono le verità riservate soltanto a pochi. Perché questa distinzione? Ve l'ho già detto. Perché nel Vangelo c'è scritto che Gesù diceva prima le parabole a tutti, poi le spiegava in disparte ai suoi discepoli. Le leggete il Vangelo. E arrivò a dire persino questo lui. Dice, agli altri parlo con parabole, ma a voi è riservato di conoscere i misteri del Regno di Dio. E a proposito di questa parola misteri, è uscito recentemente un libro di Giamblico intitolato proprio Misteri Antichi. Era un'associazione, direi, segrete, ma più che segrete questa parola è riservata. Ed era obbligatorio il segreto, ecco perché società segrete, non perché erano segrete nel senso di altro deteriore, perché non si dovevano dire le verità agli altri. Per esempio, me ne dico una di verità, che era riservata allora agli antichi, la verità dell'evoluzione della reincarnazione. Era riservata soltanto a quelli che potevano comprendere questa verità. Perché? Perché certe verità, date in pasto alla massa, sono deteriori, peggiorano l'individuo, come è avvenuto in Oriente, che sono fatalisti, perché tutta la massa conosce queste verità. Perché la massa è l'individuo il quale è delegato altri a pensare, non penso. Ma non voglio proseguire su questo piano, se no mi allungherei troppo, perché devo fare delle domande. Che cosa comprende l'esoterismo? Adesso ve l'accenno rapidamente, perché l'astrologia, che oggi sta diventando una superstizione, appunto per questo, ma l'astrologia contiene una grande verità. L'alchimia, lo stesso, la trasmutazione del piombo in oro, che molti già fanavano a fare proprio quello che gli serviva, ammona, invece era un altro significato esoterico. Ecco, cartomanzia, chiromanzia, evoluzione, reincarnazione, grafologia, gnosi, ipnotismo, per esempio l'ipnotismo. Gli antichi egiziani, ve l'ho già accennato, conoscevano questa meravigliosa arte di guarire attraverso l'ipnotismo e di fare anche la retrocessione della memoria per le reincarnazioni. Adesso invece l'ipnotismo purtroppo c'è chi l'abusa, c'è chi lo usa, i medici coscienziosi, mentre c'è chi l'abusa per le ragioni molto volgari di cui sappiamo bene, qualcuno ogni tanto è arrestato per la ragione che usa l'ipnotismo per togliere agli altri la facoltà di pensare e poi ne approfitta in tutti i modi. Ma io volo su questo. La medicina naturista è una cosa stupenda che gli uomini adesso stanno riscoprendo, cioè le medicine della natura, era un'antica iniziazione che appartiene alle scienze esoteriche. Misticismo, quello che è nostro, quello che adesso chiamiamo yoga, come se fosse una scoperta, invece il misticismo è antichissimo in Occidente. È antichissimo, guardate i monaci del Monte Athos. La metapsichica, che adesso ha degenerato in parapsicologia, metapsichica, oltre la psiche, invece parapsicologia, quasi psicologia, si sono fermati al secondo piano, invece il terzo piano spirituale lo hanno ignorato. Poi, la magia,
che si adopera spesso appunto per il senso malefico. Invece l'idea è quella che sono i prodigi, i miracoli, quelle che facevano i santi, gli iniziati, Gesù è pieno di questo, nel senso più elevato. Oggi invece è la portata di tutti. Perché? Perché Gesù ha detto una frase bellissima, bellissima, ha detto una bella frase un giorno. Dice, quelle in verità che oggi sono dette in segreto, domani saranno predicate dai titti. Ricordate nel Vangelo qui? C'è questa espressione. Tanto dai detti che sui tetti ci sono le antenne televisive, che adesso la radio televisione diffonde anche queste cose segrete a tutti che le usano malamente. Massoneria, che era una società a fini superiori, medianità, occultismo, profetismo, psicometria, radioestesia, saggezza, spiritualismo, simbolismo, sogni, spiritismo, medianità, telepatia, ultrafamiglia e compagnia. Tutto questo comprende l'esoterismo. Vedete quante domande potete fare? Ne potete fare a montagne di domande, a bizzarre. Soltanto che l'ultima volta ho parlato, adesso vi riassumo anche ciò, i titoli di quelle che ho detto fino adesso, dal mese di ottobre, così abbutto ancora materiale. E intanto la vostra mente lavora per poter preparare le domande, perché se poi voi non le fate, faccio queste che mi hanno fatto quegli altri. In ottobre ho parlato della visione spirituale della vita. In novembre, a quale Dio credere? In dicembre, la misteriosa voce che parla dentro di noi. L'ultima volta ho parlato della teoria della reincarnazione nel pensiero di filosofi, scrittori, religiosi e scienziati. Vedete che c'è argomento da fare tante e tante domande. Infatti l'ultima volta se già chi accennò a qualche domanda. E io disse di aspettare la prossima volta le faremo. Adesso apriamo la conversazione. Tanto annuncio la prossima conferenza, il 13 del prossimo mese. L'amico di Fidenti ha parlato dell'amore di San Valentino. Io invece parlerò di un'altra cosa, di un piano molto più alto di questo amore. La chiave della vita, amore e armonia. La chiave della vita, amore e armonia. Ma non è né l'amore fisico né l'amore sentimentale, è l'amore spirituale. E poi la farò. Signore, mi pare lei voleva fare sì. Sì, della reincarnazione. La finita è la vita. Accetta o respinge che l'anima sia creata, sì, no? Allora, la signora ha fatto questa domanda. La teoria della reincarnazione accetta o respinge che l'anima sia creata di volta in volta? Di volta in volta? Nel momento dell'incarnazione. Allora, dirò subito io. La teoria della reincarnazione, teniamoci, la mia risposta può essere soddisfacente o meno per lei, non ha importanza. Comunque, se poi c'è qualcuno che vuole interloquire, la teoria della reincarnazione, antichissima, come ho detto l'ultima volta, è legata a quella della preesistenza. Preesistenza vuol dire che si è esistito prima, che cioè che non avviene la creazione nel momento, ma la creazione è il vero manifesto, l'anima, lo spirito. Io lo chiamo meglio lo spirito, perché uso queste tre parole, corpo, complesso animico e spirito, che sono ben distinti. Il corpo muore dopo quegli anni stabiliti, 10, 15, 30, 100, anche più. L'anima, il complesso animico, lo ha detto anche l'amico Revaldini l'altro giorno qui, il complesso animico, quando ha finito la sua funzione, anche lui cessa. Quello che è eterno è lo spirito, che porta con sé tutte le esperienze passate. Perché l'esistenza umana serve, e come serve, è preziosa, e non si deve buttare via. Perché? Proprio perché lo spirito ha bisogno di questa esperienza nella materia. Allora, credo di riassumere la mia risposta. Accettabile o no? È il suo spirito. L'accetto o la respingo? Non ha importanza. Vi ho detto che siamo in un'epoca della libertà di accettazione, non più di autorità. La teoria della reincarnazione presuppone la preesistenza.
Cioè, chi è che si ricarna? È lo spirito. Con l'esperienza del complesso animico precedente, intendiamoci. Legato, perché è una catena, la catena delle esistenze. Quando finisce, quando comincia, non sappiamo. Perché l'uomo oggi è così limitato, noi siamo così limitati oggi, che non possiamo comprendere né l'inizio né la fine della grande vita. Chi pretendesse questo farebbe un atto di orgoglio, che lo può anche fare, però si brucia le ali, è come Icaro che voleva volare verso il sole con le ali di cera. Chi affronta questi problemi li deve affrontare anzitutto in umiltà. E dire, Signore, l'inizio e la fine di tutto noi non possiamo comprendere, non ci possiamo arrivare. Noi abbiamo il compito di impegnarci bene nella vita che viviamo e sappiamo come la dobbiamo vivere. E lo scopo, beato chi sa già lo scopo per fare vivere, e lo vive più intensamente chi è che lo sa questo scopo. Allora, la fine è il certo, guardi che Dio non è una parte. Prego. Le idee, sì, sì. Allora, lei si ricorda il Menone, signora? Allora, col Menone, proprio Platone, che è il più grande filosofo di tutti i tempi, parla appunto della preesistenza. Gli archetipi, le idee sono lì, ma poi scendono. Ora, a proposito della immanenza e della trascendenza, il Dio è immanente e trascendente. Perché il Dio è in tutto. Prendiamoci, non confondiamo, Dio non è il tutto. Dio è in tutto. È una cosa ben diversa dal panteismo. Il panteismo dice che le cose, tutto è Dio, no. Dio è in tutto. Non ci può essere cose che sia fuori di Lui. Perché se fosse fuori di Lui, non vivrebbe, non avrebbe vita. Perché Lui è la vita di tutto. Verso gli anni della società che quella è diventato misterioso. Signora, questo non si può dire, perché Platone, lei sa bene che nella vita di Platone c'è un fatto importante, che lui è andato anche in Egitto da giovane, e siccome non aveva i quattrini si è messo a fare il mercante per poter fare i quattrini durante la strada per non morire di fame. E in Egitto, e l'Egitto è il depositario di tutta l'iniziazione antica passata, compresa quella dell'Atlantide, che conoscevano bene queste dottrine, perché la vita è eterna, non ha termine, non ha fine, la vita è eterna. Tutto in natura risorge, signori, le stagioni, le settimane, noi, le cose, tutto, tutto si trasforma, perfino la scienza dice che nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si rinnova. Noi siamo i figli del passato e siamo il futuro ancora. Questo è il concetto. Perciò non si può dire che Platone l'abbia imparato alla fine della vita, perché i misteri esistevano nella Grecia, i misteri orfici, quelli di Mitra. Sì, esatto, esistevano i misteri di Iside in Egitto. Capito? Queste sono le antiche civiltà, i grandi maestri dai quali noi dobbiamo e possiamo apprendere. Adesso. Sì, sì, Platone vale di essere detto tutto, non soltanto quello che abbiamo accennato, Menone, Platone, ma tutto. Certo, il linguaggio è un po' diverso da oggi, perché è fatto per dialogo e qualcuno lo trova pesante, ma leggete qualche libro che racchiude tutto il pensiero di Platone, che è veramente il maestro di tutta la civiltà occidentale, di tutta la civiltà occidentale, tutta, tutta è basata su questo, non quella travisata, prendiamoci, la iniziazione che è stata trasferita in Occidente, cioè la vera spiritualità. Infatti, Sant'Agostino, nell'undicesimo o nel nono libro delle Confessioni, non mi ricordo, dice questa espressione, che le lettere di San Paolo, prendete appunti, questo è importante, traducono tutti gli insegnamenti platonici. È importante questo, perché vuol dire che il cristianesimo ha fondato moltissimi suoi insegnamenti su Platone. Vi dico solo le quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. E numero a Platone, questo da me. San Paolo ha ripreso, e Sant'Agostino per molti anni era un neoplatonico, dopo si sono
hanno trasferito altri insegnamenti perché erano l'epoca dei barbari. E loro hanno capito, ma questi non capiscono niente, sono barbari, dobbiamo adattare la dottrina a questi. Ed eccola la ragione per la quale poi ci sono state tante, non voglio dire mistificazioni, ma tante deviazioni, che però ciascuno di noi nell'animo sa ben correggere, perché riprende le antiche dottrine che sono già scritte dentro di noi e che noi stessi indubbiamente abbiamo vissute. Va bene, signora? C'è altri? Qualcuno vuole? Sì, mi hanno detto che è stata una bella conferenza. Ma è logico, ma lui lei pretende da un repubblicano di dire viene il re e non lo può dire. Bravo. Sì. Sì. Se no, la conclusione ha imposto la reincarnazione come la vede la religione Hindu. E dopo la conclusione ha smontato ogni capito. Chi vuol capire capisca, voleva dire lui. A che scopo queste liste non rende successive se nunca si ricorda voi delle precedenti? Brava! È una evoluzione o di azioni inconscia, quindi senza merito, queste sono parole mie, non posso dire. Sì, va bene. Questa è una traduzione sua però, senza merito. No, perché la prima è del sacerdote che fa con me. Domenica l'altra. Sì. Domenica questa. Sì. Però lui si è presentato l'autore, ha cominciato il discorso in questa maniera, abbiamo parlato della reincarnazione, però che significa questa reincarnazione, questa successiva, eccetera, eccetera? È un'evoluzione o espiazione, come vorrebbe dire la reincarnazione, inconscia, quindi senza mezzo. E questa è stata l'apertura della conferenza sulle città. Finita la domanda? Adesso. Beh, grazie per la domanda. Signora, io anzitutto premetto che non intendo polemizzare con nessuno, perché ognuno ha le sue idee e le deve tenere, finché ne sente l'insufficienza, e cerca altrove. Mi fa piacere di aver sentito da persone che anche me l'hanno detto che ha tenuto questa conferenza. Io non potrei andare, se no sarei andato fuori. Ha osservato bene lei, già che se ne comincia a parlare, già è tanto. Benissimo. Allora le dirò, una domanda che mi hanno fatta per iscritto è proprio questa. Se abbiamo vissuto altre vite precedenti, perché non ricordiamo niente? Ecco, questo è un punto importantissimo, è vero, perché non ricordiamo niente? Però l'aggiunta difettosa è quest'altra, è quella che dice allora, senza merito, quello che noi facciamo, non è vero, perché noi abbiamo un contenuto che è chiamato inconscio. Anzitutto vi parlo della memoria. E io fin da ragazzo mi sono interessato di questa grande capacità dell'uomo che ha di memorizzare, di ricordare. Ma non c'è niente di più aleatorio che la memoria. Chi ha una certa età, molte volte stenta a ricordare gli amici dell'infanzia, li incontra e dice, ah tu sì, che dobbiamo fare uno sforzo, perché guai se noi ricordassimo tutte le vite. Ma non è il tempo, signora. Se permette, vado io. La memoria, esiste una memoria inconscia che è fatta dal carattere della persona, le simpatie, le antipatie. Ma non vi è capitato mai a voi di vedere una persona istintivamente di dire e di andarvene, di sentire qualche cosa che... Una cosa, una materia di studio, una lingua, un secolo d'arte... Una nazione, attenta a questo lavoro che faccio io. C'è un libro che non si trova più adesso intitolato, come si ricordano le vite passate. Insegna proprio questo e dice le simpatie verso un secolo di storia, le simpatie verso un periodo di arte, una simpatia verso una persona, verso un luogo, verso una lingua, la facilità di imparare certe lingue e altre invece che non ci vanno giù neanche spinte con bastone. Tutto questo è memoria inconscia. Vedete che nel secolo scorso, anzi no, questo secolo, a cavallo, il secolo passato è questo,
c'è chi ha tirato fuori questa teoria dell'inconscio. Che cos'è l'inconscio? Il grande clinico Nicola Pende, che molti di voi avranno sentito nominare, senz'altro, ha detto che è l'anima profonda, l'inconscio. Freud l'aveva detto in un modo. Pende, che era un credente, Nicola Pende invece che era un credente, diceva: è la nostra anima profonda, l'inconscio. Profonda, però bisogna scavare. Se non scaviamo i tesori che sono per terra, noi l'oro non lo troviamo. Il petrolio non si trova se non si scava 2-3 mila metri sotto. Delle sonde, si sprofonda, si lavora. La memoria è inconscia, signore. E poi l'inconveniente enorme che ci sarebbe se io sapessi, per esempio, che qualcuno di voi che sta seduto in un'epoca, in una vita passata, mi avesse tradito, avesse fatto qualche cosa contro, fosse stato un mio nemico, o anche fosse stato un familiare. Io potrei rompere l'armonia di una famiglia che oggi già è costituita. Se sapessi che quella è stata, non so, per esempio, mio fratello, mia moglie, mia sorella, mio cugino, avrei verso di lui. Cari amici, poco fa vi ho parlato dell'esoterismo. Ci sono dottrine che debbono essere dette soltanto, come dice Gesù, a chi ha orecchie da intendere. Intenda. Adesso si devono dire a tutti, così sono anche contrariate e avversate. Però non serve contrariare una dottrina, una teoria, per smontarla, perché il sentire nostro interiore, che è la più alta cosa che Dio ci ha data, ci dice che quella è una verità. Non vi è mai capitato a voi di dire una cosa che gli altri subito contrariavano, e voi eravate così certi che era quella interiore verità, che non vi interessava che altri la combattessero come bugia, perché la sentivate come verità. La verità non ha bisogno del numero. Non sono 100 che fanno la verità. Può avere uno torto, apparentemente, anche se 100 dicono che quello ha ragione. La verità non è fatta di uno, ma la verità della reincarnazione è nell'anima di ciascuno, che incontrerà l'individuo quando è il momento opportuno. Perciò il fatto della memoria non ha nessun valore. Certamente ci sono di quelli che hanno anche la memoria di questo. Ad esempio, non so se voi conoscete quel libro di Stevenson, che dice 20 casi a sostegno, edito dall'editore Astrolabio, se non mi sbaglio, in questo momento. Sì, Astrolabio. 20 casi. Dove lui, quest'uomo, che io ho conosciuto a Firenze, perché è venuto alla nostra seduta a Firenze, uomo di quelli che, come gli americani, sono capaci di accertare una verità, di partirsi dall'America e venire a Rocca Galluccia per accertarsi di quella verità. Sono capaci di questo. Questo ha girato tutto il mondo, possiamo dire, per accertarsi di questi fatti che si dicevano convalidanti della reincarnazione. E lui ha documentato minimamente questi fatti. Ma non è, vedete, l'accertamento esterno, è il sentire interiore. E io parlo a un pubblico che magari non conosco, è ovvio, perché molti conoscono e altri non conoscono i fatti, ma no, le verità si buttano, perché noi passiamo 1000 volte vicino a una verità e la scopriamo soltanto quando siamo pronti per essa, altrimenti non la vediamo. Le passiamo vicino 1000 volte. Direi. Conciliare la teoria della reincarnazione con la teoria di Darwin sull'evoluzione della specie? Guardi, l'evoluzione, la teoria di Darwin aveva, lei come sa bene, moltissimi lati sbagliati. Fondamentalmente è una verità, perché la vita è evoluzione, cioè è accrescimento. È accrescimento. Però Darwin considerava soltanto la parte materiale. Io adesso invece sto parlando di un altro campo. Io mi riferisco al campo dello spirito, al campo dello spirito, cioè alle esperienze di questo viaggiatore che è lo spirito attraverso le vie dei mondi. E poi dobbiamo ricordarci che non soltanto la terra è un mondo. Io sono. Allora lei ammette che la scimmia ha lo spirito. Prego. La scimmia ha lo spirito o aveva lo spirito? La scimmia da cui sarei Faccio domanda. noi. Anzitutto noi, signore, caro signore che non ho il piacere di conoscere, però il fatto che l'uomo derivi dalla scimmia è una favola, anche scientificamente. Lei sì, Io non lo
No, lei sì. Guardi, sui documenti da un punto di vista scientifico è una favola. Noi non deriviamo dalla scimmia. Anzitutto noi non siamo corpo soltanto. Noi siamo corpo, complesso animico e spirito. Quando io dico noi, anzitutto mi riferisco allo spirito. Ma il corpo, che pure è uno strumento, cioè è strumento dello spirito, non deriva affatto dalla scimmia. Tutto più noi apparteniamo ai mammiferi e abbiamo la... cioè è retto, ma il Dio, lo spirito, è in tutto, non è soltanto nella scimmia. Il Dio, lo spirito, è anche in questo pezzo di carta, soltanto che in questo non è cosciente, invece noi è cosciente. Nell'uomo lo spirito è cosciente, o perlomeno dovrebbe essere cosciente, anche in quelli che non sono coscienti. Per questa è la ricchezza dell'umanità, questo è il salto enorme che l'uomo ha dall'animale a sé. È un salto enorme dall'animale, dal cane, dal cavallo, perché voi sapete che sono tre gli animali che sono chiamati in Oriente i candidati all'umanità: il cavallo, il cane e l'elefante. In Oriente dicono che sono gli animali candidati all'umanità. Che vuol dire candidati? Che sono più vicini, perché hanno dei sentimenti, cioè già sono sul piano del sentimento, dell'amore, del dolore. Non dico che sono capaci di piangere, ma sono capaci di affetto. E noi potremmo dire in questo campo di scorrere fino a domani le dimostrazioni che danno, che hanno dato questi animali. E poi i più evoluti sono quelli vicini all'uomo. Ma il Dio, lo spirito, è in tutto. Si tratta di essere cosciente o non cosciente. Però io vi pregherei, se è possibile, se no fate come volete, di estendere le domande anche ad altri campi, non soltanto alla reincarnazione. Se vi sentite più tirati a fare questo, fate. C'è altri che faccia bene. Mi dica, dica pure. Forte, cioè, si sentono. Non della vita delle persone, ma anche della vita attuale. Le nostre situazioni si attaccano a certi uomini. A certi? Uomini. A certo. E noi abbiamo la vita sentimentale. Se si può attaccare a un libro, si può attaccare a una bottiglia, si può attaccare a una persona, si può attaccare a un animale. O non ho capito? Luoghi, ah certo. E come c'è, è famoso, e poi lo sappiamo tutti, il pensiero è il luogo natio, no. Dove uno è nato, il luogo natio è veramente una passione per molti, vero? È un sentimento che rimane per tutta una vita. Ma io dico rimane anche per altre vite, ecco la simpatia per determinati luoghi, nazioni. E questo è ovvio, questo è. Si sa, è risaputo, rimane. Certo, non sempre in una maniera cosciente, ricordiamoci, arriverà a essere cosciente quando si è sulle vette altissime, i santi. Io faccio un paragone che vi prego di ricordare, è questo. Quando uno è arrivato sulla vetta di una montagna e riguarda la strada che ha fatta camminando, la vede tutta, vero? La vede tutta. Sa, dice, guarda, io ero lì, supponiamo a Monte Carlo, vicino a Roma, lì a Ciampino, io sono passato per le Frattocchie, lì alle Capannette, sono passato lì, vedi tutto. Ma quando è arrivato lassù? Adesso che noi siamo ancora sulla strada, non siamo pretendere che l'individuo pieno di vizi possa ricordare la vita passata, cara signora. Non li può ricordare, è guai se la ricordasse. Chissà che cosa... Io glielo dico affettuosamente, signora, dal tono della mia voce. Guai se quell'individuo ricordasse, guai se ricordasse. Perché i santi si battevano nel petto e dicevano che erano dei peccatori? Ma mica dicevano la bugia, dicevano la verità. Non mi scandalizzate, eh? Dicevano la verità perché cosciamente o inconsciamente ricordavano quello che avevano fatto. E qualcuno ha ricordato perfino nella vita presente, la vita che stava vivendo. Oltre che inconsciamente ricordavamo il passato. Altre domande? Su battaglia, adesso si è riscaldato l'ambiente, vediamo. Ma qui sono altri campi, se no leggo le domande io, eh. Dica signore. Diamo la preferenza alla signora. Penso se lo sa principale io che non lo conosco. Mi
Sì, ma io l'altra volta, se lei c'era, non so se c'era, ho ricordato, ho detto, il pensiero di filosofi, scrittori, scienziati sulla reincarnazione, tutti di grosso calibro, perché non ho citato quelli di piccolo calibro, ignoti, quelli no. Bene. Ma tanti l'hanno ricordato, ma certo. Beh, le cose personali mai, non bisogna mai dirle. Sì, è bene non parlare mai delle persone, anzi io prego di non fare mai domande personali. Va bene? Perché sono sempre... Perché è distacco dalle persone amate. Ma invece la Dies Natalis lo chiamavano gli antichi cristiani. I primi cristiani dicevano che il giorno della morte era il Dies Natalis, il giorno in cui ci nasce. Vedete che differenza col concetto materialistico della vita? Interessante per superare questi dolori. La morte e il dolore. Ma qual è la radice del dolore? La radice del dolore è il desiderio di vivere, il desiderio del certo. E allora ecco che la reincarnazione sarebbe l'appagamento di questo desiderio dell'esistenza dell'altro. Ma questo è un concetto un po' materialista, signore, no, se lei mi permette. Però ci sono tante cose. L'uomo si l'anima si reincarnerà tante volte in quanto non è riuscita certo. A distruggere il destino. Beh, no, lei dice un concetto con parole distrugge la propria essenzialità e raggiunge la sua essenzialità e raggiunge l'essenza certo. Ora che l'essenza quando ha raggiunto l'essenza allora ha distrutto l'essenza quindi anche l'essenzialità si distingue sempre le parti diverse da noi da noi non si distrugge che la parte peritura non quell'altra. Poi il concetto buddista, la fuga dal dolore, è un po' diverso dal concetto... Guarda, io parlerò del dolore che già è in programma, nel mese di maggio, il problema del dolore. Adesso non vorrei affrontarlo, questo problema, che è un problema importantissimo, il problema del dolore. Sì, perché Schopenhauer ha attinto molto dall'Oriente. Infatti il concetto buddista è la fuga dal dolore. Invece il concetto cristiano della vita... al quale io credo profondamente è molto superiore e ne parlerò a suo tempo adesso. Ma sì, 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 sì. Perché ha sposato il concetto orientale. Io invece il concetto orientale ha dei fondamenti verissimi, ma il concetto cristiano del dolore è molto superiore. Non è la fuga del dolore, come Buddha, come nel buddismo, è la fuga del dolore. Concetto cristiano, infatti lì gli eroi non ci sono. Invece da noi affrontare il dolore e superarlo. Poi ne parlerò sul tempo. Anzi, ma è interessantissimo leggerlo su Benare, teniamoci. Ma lei sa bene che tutte le volte... Ma lui ha sposato il concetto orientale, che ha le sue lacune. Forse il Cristo è venuto a dire, io sono venuto non a rinnegare la legge, ma a completarla. Perché nel cristianesimo, ben inteso, c'è la completazione. La completazione, ma se uno lo legge bene e lo sente soprattutto, sente che è vero il passato, ma c'è qualche cosa che manca. Allora il Signore aveva fatto la domanda e io... Va bene, bene. Sì. Prego. Ti ringrazio per l'interessante. Sì. Capito? Perché se ci sta lei, quello di Pascali, per esempio, non... Va bene, il profetismo è una delle cose più importanti nei tempi attuali. Anzi, una gentile signora mi aveva fatto della domanda, una domanda per iscritto, perché non voleva esibirsi in pubblico. È venuta da me e mi ha detto, mi ha scritto questo. Che succede nel mondo? In fondo, riecono quello che dice lei. Delitti, corruzione, guerre, sembra che tutto minacci stia per crollare.
Dice, ci parli delle profezie. Come la vede dal punto di vista spirituale? Se qualcuno che parla me lo consente, io continuerò. La vita, per rispondere subito a lei, è crescita ed è trasformazione. Nella trasformazione c'è il dolore. Tu ci so che sei solo, soffre. Tutto è trasformazione. Vedete il giovane, il ragazzo quando diventa giovane, cominciano a uscire fuori, tutta la si sta trasformando. Noi siamo in questo periodo in una crisi di crescenza. Crisi di crescenza non individuale, ma tutto il mondo. Cioè l'era nuova, la nuova era del futuro, sarà basata su principi molto diversi, sui quali è basata la vita di oggi. Oggi, come diceva Ramakrishna, è basata sulla femme e l'argent, cioè il sesso e il denaro. Questo oggi ha mosso per millenni la vita dell'uomo. La futura società non sarà basata su questo. E siamo noi in un momento cruciale di crisi. Ecco le profezie. Io ho parlato a lungo delle profezie, anzi ho scritto un libro addirittura sulle profezie, intitolato Dopo Nostradamus, dove ho raccolto tante profezie, non soltanto quelle di Nostradamus, si riferiscono proprio a queste. Ma siccome al Signore là interessa soltanto Roma, particolare Roma, parliamo di Roma. Roma è chiamata la città eterna, vero? Ma eterna non è nessuna cosa umana, non è vero? Neanche la terra, ma neanche le stelle. Ma faccio finire. La Roma è chiamata città eterna, ma non è affatto eterna, perché niente è eterno di ciò che è materia. Mi ascolti? Esplodono perfino le stelle, le galassie. E noi sappiamo scientificamente che le stelle hanno una nascita, una vita e una morte. Ci sono le espressioni che poi si disperdono in materia. Ma vedi che sia eterna Roma? Non sarà. Io ho citato nel mio libro quel verso curioso romanesco di uno scrittore romanesco, adesso non mi viene neanche il nome, che dice: finché sarà il mondo, finché il Colosseo starà in piedi, il mondo durerà. Dopo, quando il mondo durerà, tutto il mondo sarà scapigolato. In verità, la città di Roma è una civiltà che ha dato alle genti degli insegnamenti grandiosi, grandissimi, con tutti i suoi difetti, teniamoci, perché non c'è niente che sia puro. Ma Roma, nel senso di lettera maiuscola, era addirittura una dea, la dea Roma. E infatti il cristianesimo non per niente è entrato a Roma. Ha preso e si è diramato in tutte le ramificazioni romane. Eterna è un modo di dire, ma io sono sicuro, lei è d'accordo con me, che questo orologio da più di 1000 anni non esisterà più, sarà magari un progetto di altra cosa, come questo tavolo, chissà quale corpo del passato ha appartenuto e le radici hanno succhiato quelle ossa, scusate la crudeltà e il cinismo, hanno succhiato quelle ossa e poi è diventata pianta, o albero o frutto, fiore bello che è amminato, adesso è un tavolo sul quale io sto completamente appoggiato. Eterno è solo lui con la lettera maiuscola e noi nella parte divina, perché noi siamo scintille divine. Certo, esistono civiltà molto superiori a quelle di Roma e a quelle che ci viviamo oggi. Quali sono? A mio parere sono civiltà di essere molto più progrediti, che sono per le vie dei mondi. Quando si dice di guardare al cielo, molta gente non sa che cosa vuol dire. Guardate al cielo. Ma voi credete che i miliardi di stelle siano lì vuoti, senza far niente, siano stati fatti solo per noi per guardarli e manco li guardiamo? Non ci sono modi di essere di vita diversi dalla nostra. Certo, non si saranno mica come noi, con le orecchie, con il naso, con gli occhiali, con gli occhi. Le forme di vita sono infinite. Ma io credo profondamente, di questa una certezza interiore, che esistano entità che hanno vissuto milioni di anni prima di noi e sono immensamente più progredite di noi. Dimmi. Mi avvicino perché c'ho un'orecchia che non mi risponderà. Io le chiedo, mi sono fatto una convinzione, anche leggendo i suoi libri, un suo libro e di altri, che hanno trattato sempre questa spiritualità, sono venuto a questa deduzione, che lo spirito è eterno,
Noi abbiamo, il nostro spirito già ha rivissuto altre esperienze di vita. E che avviene questo che ci fa, ci distacca dal presente in un'altra vita. Che mentre il nostro spirito continua a vivere nello spazio, specialmente nella grazia dell'Altissimo, vede, sente quello che altri fanno. Quello che altri fanno e che lui ha fatto, lui vede anche il suo corpo di andare in distruzione. Questo è il mio. E in quanto alla reincarnazione che la signora batte perché c'è una gran paura che non avvenga questa reincarnazione, lo spirito, quando, mio concetto è, lo spirito quando poi ritorna a vivere mediante l'incarnazione umana, non sa le vite già trascorse precedentemente. E lo spirito sempre più si perfeziona secondo il comportamento che ha portato in prigione, che ha acquisito in prigione di questo corpo che si fa. Io voglio sapere da lei se ha un prezzo. Va bene che se lei permette, perché qui c'è un contadino parlando in campagna, ricordando i trapassati. Io ho fatto questo appunto mentre ne parlavamo, perché io faccio l'agricoltore. Un certo Tommaso, per lì lo chiamano in dialetto, sì. Conversando con questo contadino, che a quanto sangue, ho scritto questi appunti, che presta poco il mio pensiero penetrando in quello di quel contadino. Caro papà Tommaso, che non volesti essere chiamato nonno dai figli dei tuoi figli, perché questo è esistito veramente, non si voleva chiamare nonno perché lui ci teneva la vita. Vango la terra, custodisco le viti che tu lasciasti forse con pensieri gravi. Vivi tranquillo la vita della morte, e se pur vero, come spero che sia, che lo spirito umano vaga nei luoghi che gli furono cari, tu vivi e senti che il mio sudore cade su quello tuo, su quello tuo che questa terra vende. Questo io l'ho, da questo punto ho fatto questo appunto proprio ricavato da me. E poi perché c'è qualche altro? Ecco perché. All'onda sentaremo, un novantenne, adesso spero ancora viva, ha scritto così: nelle leggi del mondo sconfinato, culla e urna son tappe passeggere, alterne fasi all'uomo e all'altre sfere, poiché nessuno e nulla è eterno e nato di tutto ciò però che è fatiscente. L'ala del tempo svaria nel creato, estate, autunno, inverno e primavere, alte, nerici e costellate sere, ma il perché della vita è ancora celato, grazie a Dio perché è celato, meno male. Mi sento figlio, dice quest'uomo, mi sento figlio di millenni oscuri e padre di millenni a piena luce. Materia, spirito errante in cieli puri, noi che siamo già fumo e ognor saremo, ma sponda a sponda un filo ascoso adduce la nostra barca all'onda senza rete. Da questi concetti. C'è una domanda da fare lei, no? Ecco questa. Bene. Questa è quella vera. Allora, se ho capito la domanda. Se io posso esserci. Certo. Immediate la mia, guardi, io ho capito la domanda. Lui ha voluto chiedere se noi dopo come spirito rivediamo tutto, no? Beh, io l'ho detto poco fa, lì, sì. Che quando noi siamo arrivati sulla vetta della montagna, rivedremo tutta la via, tutta. Non c'è più allora diaframma, perché non c'è più pericolo che ci danneggi. Perché noi lo ricorderemo soltanto quando non ci fa male. Ma non si
Vede, questo è un argomento molto delicato. Io vorrei. Perché c'è chi. No, non è che poesia, perché. No. La poesia è una cosa bellissima, però. In altre sedute. Che io lo tratto precisamente. No, io la ringrazio che lei mi ha fatto questa bella. Cose poi semplici e naturali. Poi quando sento nominare l'agricoltura io sono felice perché mi ricordo la campagna che amo tanto. Va bene, grazie. Grazie a lei. Guardi signora, vuole che tocco questo brutto? Vuole che tocco questo brutto argomento? Allora tocchiamo anche questo brutto argomento. La signora, chiede se noi vediamo il discacimento del nostro corpo. Signora, chiede anche un'esperienza purtroppo che io ho fatto tramite altre persone, insomma, mi sono trovato in circostanze. E sa chi è che deve fare quelle esperienze? Chi ha coltivato troppo il suo corpo, chi ha deificato il suo corpo, chi è che si è identificata col suo corpo, con la sua bellezza. No, signora, non diciamo questo. Non credo, per esempio, che chi ha avuto un corpo poco bello, poco felice, si identifica con quello. Io ho conosciuto personalmente un carissimo amico, impiegato, anzi funzionario, alla Corte dei Conti, un funzionario di carattere molto elevato, adesso morto da parecchi anni, il quale aveva una gibbosità. Quest'uomo non solo non ci identificava con quello, ma era altissimamente spirituale. Ed è stato per me uno dei ricordi di uomini modello che io conservo nella mia vita. Non aveva questa identificazione. Purtroppo c'è questo, perché ognuno, come lei sa, di Dante a ieri, per la legge del contrappasso, è punito là dove ha bisogno. Chi ha curato troppo la bellezza, chi ha curato troppo la vanità. Vanità vuol dire vuoto, non è che ve lo debba dire io. Vano vuol dire vuoto. Chi ha curato molto il vuoto, cioè il suo corpo, è costretto, dopo la morte, a vedere la disintegrazione di questo idolo. Per il suo bene, così in una prossima reincarnazione capirà che non si deve polarizzare l'attenzione su quello, si deve curare il corpo, perché è uno strumento importante. Uno deve curare anche la salute, tanto, perché senza quella uno non può fare nulla nell'attività umana. Però è un conto curarla e un conto idolatrarla. Passiamo un altro argomento. Siamo qui? Chi capisce? Tu domande, tu coraggio, mi sei. Sì, bene. A livelli, mi dica il centro della domanda, se no è lì. Sì, va bene. Sì, sì, ho capito. Sì, certo. Certo, anche. No, lei vuol dire questo, non lo possiamo parlare, è vero? No, cara, guardi, per sentire l'io spirituale in noi bisogna avere l'esercizio della pratica della meditazione per identificarsi con quell'io che dura eterno, ma è quell'io che comanda il corpo, che comanda la psiche. Anzi, una prova che in noi c'è lo spirito è proprio questa, perché noi possiamo dominare il corpo e possiamo dominare tutti i resti, i sentimenti, le passioni. Se c'è qualche cosa che può dominare, vuol dire che c'è uno che domina. E chi è che domina? È quello. Gli orientali lo chiamano quello, con la lettera maiuscola. E da noi il quid, si dice da fine, quel quid, ma certo non lo facciamo a Ferrari. Ma è lui la sorgente di tutto, delle nostre parole, dei nostri pensieri. Da lui parte tutto, certo. Nell'unità uomo tutto è strettissimamente collegato, corpo, anima o completamente figlio, è strettamente unito. Ripeto, quando uno si sente male c'è qualche cosa che sta disgregando. Nella vecchiaia, nella malattia c'è qualche cosa che sta disgregando. Nella follia c'è qualche cosa che si disgrega. Nell'ipnosi c'è qualche cosa che si spacca, che si divide. Così nell'anestesia, così in tutto il resto.
queste tre parti si cominciano a significare. Finché nella morte ne abbandoniamo una, il corpo, ma il compression numero non si abbandona mica subito, la voglia ci vuole del tempo. Anzi, ci sono qualcuno che è legato per secoli ancora, per esempio quelle entità basse che si manifestano sul livello terreno, vuol dire che sono talmente attaccate che la seconda morte ancora non è avvenuta. Cioè che sono ancora vivi con il loro complesso animico, per quanto hanno abbandonato il loro corpo. Gli uomini passionali, le persone attaccatissime, che la voglia di superare, ecco perché la saggezza insegna a operare questo distacco prima, perché dopo la morte sarà veramente un giorno di gioia e di felicità, perché quando uno con la saggezza ha operato questo distacco prima, non c'è bisogno di passare attraverso il purgatorio della sofferenza di coloro i quali non avendo il corpo non possono più soddisfare alle loro passioni, ma le persone ancora ci sono in loro. Eccola la sofferenza. Non so se mi sono spiegato. Domande, signori. Certo, lei. Forte, per favore. Sì. La parola karma è un chi stanco può andare, perché io sono stato di essere molto delicato con gli amici. Sono, è allora che siamo qui. Ma chi vuole andare, vado pure. Tanto io mi tengo fino alle 7 a chiacchierare perché oggi è una conversazione. Soltanto il voglio ricordare che il giorno 13 del mese prossimo vi parlerò sulla cosa più bella del mondo. La chiave della vita, amore e armonia. Intanto adesso sentiamo la nostra conversazione. La signora o signorina giù mi ha chiesto che cosa vuol dire la parola karma. Karma è una parola sanscrita, la lingua sanscrita, che è una lingua sacra. Che vuol dire lingua sacra? Lingue sacre, lingue che distinguono in sacre, consacrate e volgari. Quelle che esprimono il concetto vero, spirituale, sono le lingue sacre, che è infatti lo precedente. Le lingue consacrate sono quelle poi che sono state usate nelle cerimonie religiose, per esempio il latino, è una lingua consacrata, che esprimono già meglio della nostra lingua volgare i concetti. La nostra è quella volgare, con rispetto parlando. Perché? Perché chi ha studiato la storia della letteratura lo sa benissimo. Il volgare esprime le idee del mondo, del popolo, della massa, del gregge, che non possono arrivare all'espressione più alta dei concetti alti. È ovvio. Infatti noi dobbiamo fare uno sforzo molte volte a cercare i vocaboli. Le parole ci logorano. Ma per tornare a quello che lei mi ha detto, karma in sanscrito vuol dire azione. Attenzione, non è complicato, io cercherò di riassumerlo semplicemente. Vuol dire azione, cioè che tutta la nostra vita è legata alle azioni. Cioè, non esiste un Dio esterno che premia o che punisce, ma che ha immesso nelle azioni il premio o la punizione. Vuol dire che l'azione buona produce ricompensa in sé. L'azione cattiva, negativa, ha in sé effetto cattivo. Verso chi lo fa? Perché tutto torna a chi lo fa, all'oggetto. Vedete, nell'antica iniziazione, il Dio era raffigurato, era simboleggiato come un cerchio che non si sa dove comincia e non si sa dove finisce. Però tutto ritorna al punto di partenza. Da qualunque punto io faccio l'azione. Noi è come quando l'ho detto anche un'altra volta, mi pare. Noi, nella nostra vita, facciamo conto di avere le tasche piene di semi e camminiamo per la strada. Cascano da noi, secondo le azioni, i semi. Buoni o cattivi. Semi di rose, semi di gigli, semi di fiori stupendi, o per i rovi, semi di rovi. Noi dobbiamo rilassare. Ecco il karma, signorina. Noi dobbiamo ripassare su quella stessa strada dove troveremo cresciuti quei semi che abbiamo seminato. Guardate, cerco di studiarmi per parlare chiaro. Questo è il karma. Sono le azioni che noi abbiamo prodotte. Noi siamo figli delle nostre azioni, buone o negative.
Però l'ignorante accusa Dio, accusa gli altri del male che gli viene, invece di accusare se stesso. Ecco perché chi sapeva accusare se stesso di quello che era avvenuto. Non so se è soddisfatta questa domanda. Con calma ci sarebbe da parlare una settimana, eh? Anzi, se volevo venire da me, cercheremo su calma, che è una cosa stupenda, ed è la più alta modalità che esiste. La modalità al di sopra di quella di quattro soldi e spicciola del volto, della massa, che aspetta sempre vivo con la paura, sempre, ovvero con le ricompense, con le... invece sono le attrazioni che producono il bene o il male. Del resto, se noi abbiamo il Vangelo, troviamo pieno di questo concetto, pieno. Ognuno raccoglie ciò che ha seminato. La parabola del Signore, tutte le domande ancora, signori. Tu, lo siamo forti. Prego? Ultrafania vuol dire, era una parola usata nei... qualche verso si usa. Quella forma di medianità non ha effetti fisici, ma di insegnamenti spirituali. Cioè luce che viene dall'aldilà, vuol dire letteralmente. Luce ultrafania. Luce che viene dall'aldilà. Insegnamenti con le sedute più alte, come per esempio quelle di Firenze, se lei l'ha letto. Del Cerchio Firenze 76, stupendo, insegnamenti di carattere molto elevato, che danno pace all'anima, danno stimolo ad agire e ci danno quella tranquillità, quella serenità che molti inutilmente cercano nelle altre cose. Che se noi beviamo l'acqua melmosa, ci sentiamo male, dobbiamo bere alle sorgenti pure, bianco veramente può sentirci bene, ma abbiamo un dolore, siamo noi la causa del nostro male. Dobbiamo piangere noi stessi, cari. Non ho capito, signora, mi scusi. Anche con gli altri, non soltanto il nostro, in tutte le cose, delle reazioni. Si sa che non è proprio, signora. Se noi vediamo apparentemente quello degli altri, vuol dire che siamo stati partecipi del male agli altri. Vuol dire che li abbiamo fatti noi, ma noi ce ne siamo sempre noi. Sia tranquillo, ognuno porta il petto che si è creato, ma tu. Dharma è un'altra cosa, è il dovere, è la vita concepita come dovere, e invece noi la concepiamo come amore, è una parola orientale, invece concepita come amore è molto più alto il concetto. Ma il dovere magari si concepisse già come dovere, già sarebbe a mezza strada, ma sarebbe una cosa bellissima, e invece adesso chi è che pensa? Come i diritti, chi pensa ai doveri adesso? Si parla solo di diritti. È l'esaspirazione dell'egoismo, cioè solo dei diritti, non dei doveri. Magari già si possono arrivare a quello del dovere, ma chi ha scelto la via spirituale supera ancora il dovere, lo fa per amore, che dà una forza molto maggiore e un calore veramente che muove anche gli ingranaggi più restii e più pesanti. Domande ancora, signori, se no chiudiamo. Un altro, mi dica. Sì, parte a base del concetto di reincarnazione, che è quello anche acquisito dalla scienza oggi, cioè di evoluzione, che tutto è un divenire. Allora, sì. La morte di un neonato è uno dei misteri che nessuna religione esteriore vi sa spiegare. L'esoterismo invece la spiega in questo modo. Attenzione che se voi domandate a un praticante delle religioni esterne, e questa divisione non la faccio io arbitraria, perché un conto è la religione dei riti, delle cerimonie che sono simboli, è un conto la religione della esoterica, che è vita, che è qualcosa di immensamente di più. La morte di un neonato, ma quello, come anche mi sta ricordando lei in questo momento, una lettera di San Girolamo a Sant'Agostino. San Girolamo era un uomo tribolato in questo senso, lottava dentro di sé per l'acquisizione di certe verità, perché lui aveva studiato bene Platone. Allora scrisse a Sant'Agostino una lettera dicendo: ma che peccato hanno fatto i bambini appena nati? Che hanno beccato tutto nel ventre della loro madre? Lui sapeva bene perché faceva questa domanda, perché sapeva benissimo della preesistenza e della reincarnazione. Non l'ha fatto ricordare. Perché lui gli mostra in questa maniera. Quest'ultimo è una prova per i genitori.
cioè il dolore già degli incarnati dello Spirito, dicendoli già è grande. Perché a noi le guide ci hanno detto che quando ci incarniamo è veramente come uno scendere dentro un imbuto. È già un'immensa prova dello Spirito incarnato. Sono incarnati per un giorno, perché un giorno vale 100 anni, la stessa cosa. Ma è soprattutto una prova per i genitori, che come sapete aspettano i figli come una grande gioia. E la morte del bambino, Cristo è incarna dei genitori. Non dico però la punizione, perché il nome esiste. È un karma per i genitori. Ora chi gli serviva quello, perché? 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 Bisogna sapere perché. Nel passato. Dica, dica. Forse perché gli altri non c'erano una domanda. Sì. Guardate, in quale momento, ha detto la signora, la signorina, avviene l'incarnazione dello Spirito? Perché i nostri schemi mentali ci fanno prigionieri del tempo e dello spazio, vero? Ma lo Spirito, quando ha deciso di fare un certo ciclo di esperienze, perché la vita è esperienza, vediamoci questo, incidiamolo, se voi lo accettate, nel nostro spirito, io l'ho scolpito dentro me, la vita è esperienza. Naturalmente poi aggiungo che a tramutare in saggezza. Quando lo spirito ha deciso di incarnarsi, non è che ci sia un calendario che dice il calendario abbiamo fatto noi. Sì, ma arriva lo spirito umano, non vuol dire se si incarna nell'atto in cui deve. Capite, sì. Mi permette che le faccio prima non dire poi tocca a me. Lei ha fatto questa domanda che voleva sapere, adesso allora tolgo tutte le premesse, voleva sapere se si incarna nell'atto in cui è ancora nel corpo della mamma, concepito, nel momento in cui è concepito, se si incarna quando partorisce o se si incarna dopo. Questa, capite la sua domanda? Lei insomma vuol dire il compito dello spirito in questi tempi, che per lo spirito non esistono, perché quando lo spirito ha trovato un'affinità di paese, di luogo, di lingua, di città, di famiglia in cui fare le sue esperienze, facciamo un esempio molto volgare, uno spirito che volesse passare un'esperienza, scusatemi, di tubercolosi, naturalmente si sceglie quella famiglia che tende alla tubercolosi, ovvero a tumori, ovvero ad altri malanni. Quando ha scelto il paese, il luogo, la famiglia, si immette in quello. Naturalmente non è l'atto del concepimento, cioè allora lo spirito non c'è niente da fare. Le nostre guide dicono addirittura che lo spirito aleggia intorno alla mamma, aleggia intorno a lei, per farsi capire, perché devono usare la lingua volgare. E la lingua volgare non ha a disposizione che queste parole. Aleggia intorno alla mamma e naturalmente fin dall'atto prima del concepimento. Quando è concepito, lo segue, fa, quando è partorito, e poi quando il bambino è ancora animaluccio, perché il bambino piccolo lo sa, ripete un po' l'esperienza passata, è istintivo, è animale, finché si dice all'età di 7 anni, si dice che comincia a mettere l'uso di ragione, questo magari un pochino prima, comincia a ragionare e allora incomincia a entrare nell'umanità. Perché si entra nell'umanità nel momento in cui si assume la ragione, quella che ci distingue dall'animale. E poi man mano così. Ma non c'è un momento segnato da calendario. Prego. C'è altro signore? Ancora questa è una domanda grossa. La signora ha chiesto se l'incarnazione è volontaria o involontaria. Io, il mio concetto è questo. Anche ragionevole, che finché l'individuo non è capace di decidere, è comandato da altri. Da chi, signora? Esistono anime di gruppo, esistono gerarchie, esiste la gerarchia che guida l'evoluzione dell'umanità, come esiste il Consiglio dei Ministri, adesso le stampe libere, ma esiste anche una gerarchia che guida l'evoluzione dell'umanità, come esiste una gerarchia che guida l'evoluzione del sistema solare.
Ma questo è anche l'intuizione dell'individuo, come viene esercitato in queste cose. Deve sapere che tutta sempre chi guida, finché c'è chi guida la vita, la grande vita. Sì, ma poi la cabina è una gerarchia, signora. Mica facciamo il salto. Non possiamo mica, io che ci occupo, se io devo spostare questa cosa, o devo fare questa conferenza, ci sarà una guida ravvicinata che mi suggerisce, guarda, è meglio che tu fai questo che quell'altro, perché come c'è il padre e la madre per i figlioli, è vero, come c'è una legge per una nazione, è tutta una gerarchia, volontaria o involontaria. Se uno è capace di decidere, è volontario. Ad esempio, i grandi spiriti che vengono per missione, per compito nella vita, quelli decidono loro, naturalmente collegati con spiriti ancora maggiori con i quali possono essere in contatto. I spiriti bassi, diciamo una parola volgare, deziosi, attaccati, quelli hanno bisogno di essere comandati. Non solo comandati, ma comandati prima dei loro appetiti animali. E poi comandati quando è sgraduta la cosa, da chi? Da spiriti più alti che vengono di fare quel tipo di esperienza perché serve a loro quel tipo di esperienza. Perché vedete, noi siamo aiutati a correggersi e ad aggiungere a noi quello che ci manca. Vedete, uno scultore mica si mette a levigare una parte già bella fuorita in una statua. Scolpisce le parti scabrose. Così avviene per le nostre professioni, per le nostre esperienze, perché sono sofferenze, ecco la vita che è legata al dolore, perché sono necessarie alla nostra professione. Altre domande? Va bene, signora. Cioè, chi è obbligato quando uno è in uno stato interiore? Per missione non c'è bisogno di essere obbligato, sceglie. Può scegliere il tempo, il secolo, l'importante perché il secolo, la scelta del secolo. È un conto nascere in un secolo anziché in un altro. Noi purtroppo abbiamo fatto questa brutta scelta, Noi abbiamo scelto il secolo, uno dei secoli peggiori. Abbiamo scelto il trapasso tra due civiltà, tra due ere addirittura. Credete che avevamo bisogno di questo? A noi ci sta bene, ci serviva questo. Dica pure. Forte. Bene, questa è una domanda grossa di questa stanza. Ripeto la domanda, per chi non avesse detto. In attesa di reincarnarsi, che cosa fa lo spirito? Io dovrei partire da un altro punto però, signore, vede, perché mi piace in mente cose, mi prendo da lontano e poi di andare all'altro mito. Sì, rispondere sì o no è semplice. Quando uno muore, quando l'uomo, mezzo così parliamo in genere, quando l'uomo muore, abbandona il corpo, ma come poco fa ho detto, non abbandona il suo complesso animico, cioè il corpo astrale, e rimane qui. Quando dopo tempo, o sono morti quelli con i quali era attaccato, o alle cose, o ai vizi, eccetera, si sa che passa sul piano mentale, incomincia a fare tutta la visione di quello che lui ha fatto nella strada precedente. Poi sale un piano più elevato. Alcuni cadono addirittura in sonno, come ci dicono le guide. Il sonno riparatore può affrontare anche secoli. Perché varia tutto da uno all'altro, signora, perché noi non siamo tutti uguali. Una teoria sciocca di chi vuole la sostituzione, dovrebbero essere uguali dinanzi alla legge. Ma insomma, ognuno di noi è enormemente differente dall'altro. E questo non c'è bisogno di dimostrare, ma la stessa famiglia, si può essere un cretino. È un intelligente, un genio, eccetera, mi vorrei dare il numero di esempi. Quando è giunto il momento, nel ritmo, perché ognuno di noi è un ritmo, ha un numero, non un numero come i carcerati, intendiamoci, un numero inteso come ritmo. Quando è scaduto il ritmo di là, e per necessità di ritmo, bisogna reincarnarsi. Potrebbe ci parlare a 14, allora nel momento che si scende dall'incarnazione. Non c'è un tempo fisso per tutti. Teniamoci, Platone ha assegnato, per esempio, fatto una media, 1000 anni. Invece c'è per un'evoluzione media. Invece quelli che si trovano in mele che si incarnano prestissimo. Per esempio, quelli che muoiono
in genere per incidente, per morte violenta, quelli se ne incarano prestissimo, in genere. Io personalmente sono persuaso che moltissimi di quelli che oggi camminano per le vie della terra sono moltissimi morti nell'ultima guerra, pieni di odio, pieni di rancore, pieni di esaltazione, alcuni, non generalizziamo. Ma qui è un discorso lungo e da fare a chi abbia orecchie da intendere non si può fare un discorso generico. Spiegati. Esatto. Dinanzi alla quale noi ci chiediamo reverenti perché è un grandissimo spirito. Pensi che Santa Caterina di Siena era analfabeta. Capito la parola? Ah, analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere. Ma mica solo lei. Perché significa che la personalità è una cosa molto diversa dallo spirito. Cioè il complesso animico è molto diverso, corpo, completamente spirito. È elevatissimo, Santa Caterina. Lei dirà, ma c'è in casa. A secondo, lei dirà qualche cosa io che posso fare un po' sento. Ma io non la conosco, perciò invece ho dato benissimo che non la faccio nessun centro, che lei sia uno spirito elevatissimo. Lei crede che siano perfetti i santi? Le faccio solo questa domanda, mia piace. Però, gli studi anche molto elevati, perché la perfezione è cosa al di là della terra. Noi siamo sul piano relativo sulla terra. Metà siamo animali. Questo non c'è bisogno di dimostrarlo. Di fatto, se io guardassi a Ferrari, oltre da qui a 2 o 3 ore, l'ha pedito a qualcuno da dove arriva. Ecco che siamo animali. Allora, questo concetto, questi grandi spiriti in genere si rincarnano per missione. Mi spiego? Mentre ci può essere qualcuno, anche grandi spiriti, che abbia bisogno di compiere determinate esperienze per completare esperienze non completate in passato. Questa è una risposta vera, poi se ne può parlare molto di questo. I primitivi? Ma lei crede che noi non siamo stati i primitivi? Guarda, io ho letto una bella... Ma certo, chi ha più bisogno è, perché nella legge, con la lettera maiuscola, nella legge non fatta dagli uomini, con la lettera maiuscola, si rincarna di più chi ne ha più bisogno. Quali sono? Come quali sono? La forma è quella nostra, poveracci, siamo vestiti di caldo. E in che forma vuole che stiamo in? Ah, ecco, ecco, se io lo so. Ah, non è poi, mi sono portato un po' la polemica, subito la vediamo. Noi, la perfezione non è di questo mondo, signorina. O lei è con, ha un parere con diverso. Non ho capito. Ma certo che è più vicino alla perfezione. Oh, non vorrei essere malinteso, magari avessimo tutta questa vicinanza alla perfezione. La semplicità. No, noi parliamo, non siamo italiani. Non polemizziamo. Il concetto l'avete capito. Signorina, lei ha una prima domanda? Altre domande? Allora, io... Prego. Forte, forte, per favore. Bene, questa domanda... Bene, il signore ha fatto questa domanda, posso riassumarla? Sì, la reincarnazione può avvenire anche in animali. L'antica concezione della reincarnazione, che è trapelata dai misteri fino al popolo, era chiamata metempsicosi, che non è reincarnazione. Il concetto di reincarnazione, che tutto si perfeziona, se lo dice oggi, è il progredire continuo. Si diceva invece, nell'antichità, per minaccia, come
Adesso sì, adesso più. Ma fino a poco tempo fa mi lasciava il fuoco, l'inferno, eccetera. Si diceva, guarda che se tu agisci come un animale, tu vai a reincarnarti come un animale. È la più forte minaccia. Perché questi grandi spiriti lo dicevano per quelli che potevano fraintendere il concetto. Era il lame tempistosi che si diceva che poteva ritornare nell'animale. Ma oggi nessuno crede che si possa tornare indietro, perché la reincarnazione è sempre in avanti. L'uomo non si reincarnerà mai, anche se l'uomo più porco, l'uomo più gustoso, l'uomo più animale, l'uomo più attaccato alle cose, giacerà magari nel sonno riparatore e nel distacco dalle cose chissà per quanto tempo, e soffrirà se distaccato, non torna mai indietro. Entrare nell'umanità vuol dire aver fatto già un progresso enorme rispetto a tutta l'evoluzione passata. Ancora precedente a quando si vede un corpo umano che abbia vissuto in esseri, in esseri, in animali, momenti precedenti alla reincarnazione di un essere umano, non potrebbe essere, cioè, lei vuol dire forse noi non siamo stati animali? Ecco, vuol dire questo lei? Sì o no? Indubbiamente, sempre. Guardi però, sia attento a distinguere la parte fisica, La parte fisica sì. Nella parte fisica ci può essere la provenienza da animali, da tendenze, ma la parte fisica. Lo spirito quando scende per fare la sua esperienza, non c'entra, può allevare, può pulire il suo corpo, può, il corpo può far sentire le sue, i suoi strepiti verso ciò, come inclinazioni volgari verso una determinata cosa. Ma noi guardiamo avanti, non indietro. Che necessità abbiamo? L'uomo si rincarna sempre in gradino superiore, mai indietro. Perché noi costruiamo sempre su quello che abbiamo fatto. Infatti ogni mattone si mette su quello che già è costruito, la fabbrica viene lì. Ma precedentemente noi siamo stati nella natura, come nella natura che tutta la veste di Dio, come la chiamano gli orientali, la natura la chiamano la veste di Dio. La mano alzata, dica. Dire. Bene. Chiudiamo la nostra conversazione che dura da un'ora e mezza e più con questa bella domanda. Ma che cos'è la perfezione? Ma fermiamoci a meditare un pochino che cos'è la perfezione. La perfezione si identifica con Dio. Si sente, non si comprende. Noi ammiriamo, come diceva Platone, negli archetipi la bellezza. Per esempio la bellezza di un uomo, la bellezza di una donna. I greci, e lui soprattutto che era un grande figlio, l'ammiravano perché era una immagine della perfezione divina, ma sempre una perfezione relativa, ma la perfezione assoluta, quando la comprenderemo? Quando? Quando avremo trasceso questa miseria umana? Quando saremo andati su piani elevatissimi, per la via dei mondi, corte di città, su galassie distanti miliardi di mondi dalla Terra? Perché le vie dei mondi sono infinite, allora capiremo. Adesso possiamo tenere presente qualche modello, vi spiego, qualche piccolo modello, qualche esempio, ma sono esempi sempre relativi, ma la perfezione completa non la possiamo mai capire se non quando noi ci saremo identificati con la perfezione. India. Cari amici, il giorno 13, la prossima conversazione. Thank you.